dietro di voi scorre una brezza che porta il profumo di questo prosciutto, lo porta all'ingresso, quindi chi arriva ci raccontate di dove siete. Noi siamo toscani, da Pistoia, provincia di Pistoia. Questo è il prosciutto di Cinta Senesi Prato. Macelleria Marini. Che stagionatura subisce? Questo qua minimo 16 mesi. 16 mesi, importante. Sì, il prosciutto di Cinta è un prosciutto che si presenta sempre, è molto morbido, perché c'ha una quantità di acido oleico molto alta, tipica dell'animale, un po' come il prosciutto spagnolo. Ma quello che mi colpisce è come il prosciutto spagnolo. Sì, ha una tipologia di animale molto simile. L'animale si presenta nero con la fascia bianca, livello aperta, lo stato prato. Un po' quasi da foresta. Sì, un po' anche come il maiale nero quasi ertano, sulle razze autoctone italiane. Insomma. Che produzione abbiamo? No, come macelleria Marina? Piccola produzione, qui si parla di 400 pezzi d'anno, 2.000-2.500 pezzi di prosciutto da fare. È una produzione molto molto artigianale. La conservazione viene fatta in un cavò, come sì, in vecchie cantine, a tutti gli effetti, sì, perché lì che dicevano l'investimento, il profumo è quello che noi ci ha... ancora le cantine dove ancora stagioniamo all'anno, siamo rimasti tra i pochi ad avere ancora le cantine con le finestre, l'apertura, la chiusura quasi al tempo. Non abbiamo, a parte diciamo, il primo periodo per legge, la salatura in cella, poi abbiamo fatto ancora all'anno, tra i pochi ancora lì, perché si può che qua si vede. Macelleria Marini, estate esattamente come? A Agliana di Pistoia. Grazie.